Motore. Azione. Azione lo dico io. Eh? Azione lo dico io. Ah, lo dica lei. Sì. Azione. Sì. Allora, motore. Posso dire le cose che devo dire, per favore? Se lei dice azione, io dico motore. Ma no, signore, che facciamo? Il ping pong! Rodriguez, incantata. Che c'è? Che succede? Cosa c'è? Hai fatto la puzzetta. Oh, ma come ti permetti? Ma io le puzzette non li faccio, mai. Hai ragione, bene, scusami. Mai. Apprezza tutte queste monti. E qua c'è la valle. Ma che fai? Ma che fai? No, cioè, così. Hai ragione, bene, scusami. Esagerato. Esagerato. Che c'è? Paolo! Mi scappa la cacca! Ma che c'è? Sei ingrifato? No, è il telefonino! Oddio! Sì, pronto, amore? No, sono con il ragionier Beleno! Ragioniere a chi? Traditore! Cameriere? Prego! Stop! Ma chi è entrato? Lo scimmione! E c'è! Guardi che questa è una mia idea. Una tua idea? Certo. Ci siamo? Ci siamo. Allora. Buono, che stai facendo? Cosa... Vai, non è anche cominciata la scena. Scusa, e adesso devo fare? E allora? C'ho la mano viva. La mano viva, la mano morta direi. Che mano morta? Questa è viva. Natale sulle Ande, uno straordinario. Davide, ho riso soltanto, quindi grazie. Io non so cosa dirti. Una straordinaria interpretazione di Christian De Sica. Sei la fotocopia, come abbiamo visto a tale quale show. Ti ringrazio, grazie, ti ringrazio e poi tra l'altro Christian che è un amico, insomma, mi ha proprio battezzato come il clone ufficiale del suo personaggio. Grazie. No, ma tra l'altro, Davide, perdonami, io sono anche rimasto un po' ammaliato da Belen, ma ho notato che c'era una mano particolarmente viva da parte di David Pratelli, ma era De Sica, non ho capito chi era dei due. No, quella era Pratelli. David, senti, io non voglio fare l'avvocato del diavolo, anche se ormai ho detto che è un aspetto mefistofelico, che sembra una roba brutta, perché c'ho un po' il pizzo e le baffi, ma... Voglio farti una domanda un po' cattiva, noi siamo amici. Tu sei, ti ricordi la pubblicità dell'892? No, non è vero, non riniziare con questa storia. Tu sei identico. No, non è vero. Allora, io poi un giorno racconterò ai telespettatori di quando David Pratelli, ho scoperto che David Pratelli è altissimo a quelli che è il calcio, perché vedi una montagna umana, sembrava la stessa altezza di Gioriente, parleremo anche di Juve nell'ultima parte, quando ti venni a trovare una bellissima puntata di quelli che è il calcio, dove io ho un collega di Rete 8, andammo come ospiti in qualità di giornalisti tifosi. Quindi Davide, non ridire quella cosa che mi riscappa da ridere, che tu dicevi, ma sei straordinario, lo sai, straordinario. Che dicevi anche Storari. No, ma tornando a te, no, voglio fare un po', insomma, l'avvocato del diavolo, fare una domanda cattiva, insomma. Sei uguale a Christian De Sica? Sei la fotocopia? Tutto nasce dalla tua passione per il personaggio, quindi una cosa che sicuramente avrà lusingato Christian, perché non può che far piacere, sei un artista. Come si diceva prima, dall'amore che avevo anche per la commedia all'italiana, certo. Per quella di cui abbiamo parlato proprio all'inizio puntata. Certo. Però, ma è possibile, io a volte mi domando, ma è possibile che un ragazzo, un talento come David Pratelli, non riesca magari in un cinepanettone a fare un piccolo cameo del personaggio? Insomma, si può creare una bella storia anche su un personaggio come te, no? Un fratello gemello, insomma, una storia carina. Io l'avrei scritta per te. Ma quanto tempo ho per rispondere? Guarda, 9 minuti, perché i tempi supplementari sono i tempi della passione ardente, a te che piace il calcio, sono i tempi dell'arrembaggio televisivo e dialettico. Io però, te lo confesso, David, io ho una stima per te, lo sai, ci conosciamo, e ti ringrazio anche per tutte le volte, insomma, che hai partecipato ai libri miei di Stefano Discreti. Però oggettivamente la domanda sorge spontanea: un cameo, un fratello gemello, il fratello buono, il fratello scemo, il fratello cattivo, lo potevi fare in una commedia di De Sica? Ma evidentemente no, cioè per quel tipo di cose non vado bene. Se non me lo hanno mai proposto. Non sì, però adesso stato... Davide, scusa, non fare il modesto, però scusami. No, no, non va... Allora, che David Pratelli non vada bene per una commedia o per una diciamo per una
macchietta per uno spettacolo da caratterista anche all'interno di un film. Io mi permetto anche di paragonarti, non come spirito imitativo, ma come prontezza, ad un grande che abbiamo celebrato con Jerry Calà, che è Guido Nicheli. Guido Nicheli era un caratterista. Guido Nicheli faceva quello, faceva il commendatore. Tu saresti perfetto. Ma guarda, ti dirò, io... Questa cosa me lo hanno già detto, che siccome io ho questo modo di fare molto simile... Aspetta, però David, posso farlo? Lascia stare, com'è? Non lascia stare. Ma sai, ti dirò, non sei il primo che mi dice questa cosa, perché io tante volte ho fatto provini e il mio modo di recitare è chiaro che rispecchia molto anche quello stile di De Sica, perché lo vedono, che insomma poi De Sica, essendo molto presente ora... rispetto magari a tantissimi anni fa, essendo presente nel cinema, essendo presente soprattutto in televisione, è chiaro che subito appena vedono un mio cenno, subito lo ricollegano a De Sica, e questo ovviamente nuoce un po' per fare cinema, perché cercano sempre personaggi comunque originali. Ma il discorso, magari col fatto delle imitazioni, poter fare una cosa che mi avevano detto, un po' come faceva appunto Guido Nicheli, fare proprio il caratterista, è una cosa che potrebbe essere presa in considerazione, però fino adesso nessuno mi ha fatto una proposta del genere, insomma. Forse sarà anche colpa mia, perché non sono magari abbastanza bravo a propormi, o magari non sono venduto come si deve, ma sai, è anche una questione, tu lo sai, adesso... Come diceva Guzzanti, la seconda che hai detto, secondo me. Forse quella... Non sono bravo a propormi, non ho, forse, sai, dipende, agenzie, cioè ci sono tante cose, capito, che magari il pubblico non lo sa, però magari ci sono tante volte dei collegamenti che si operano, insomma, tutti i giorni fra agenzie, fra uffici e cose varie, che forse non sono magari proposto in questo gergo, oppure non mi vedono all'altezza, non lo so, ecco, questa è una cosa che io assolutamente, molti me lo hanno chiesto, non sei il primo, e forse sarà questo. Speriamo nel tempo di poterle esaudire, insomma, tutto qua. David, Ibrahimovic, Cavalli, Gigi Del Neri, potrei continuare sino all'infinito. Capello, Ciccio Graziani, straordinario anche nella somiglianza fisica, Sì, a quale sei più legato? Ecco, con quale mi saluteresti adesso, per dire, no? Con quale personaggio? Mister, posso farti una domanda? Ma perché non sputi quella gomma, quella caramellina? Basta. Ho la lentiera. David, io devo arrivare a fine puntata. Però tra i tuoi personaggi, insomma, Del Neri, anche per la tua passione juventina, ne parleremo nella terza parte, avremo Del Neri, non voglio anticipare niente. E forse quello, tra virgolette, che ha fatto ridere di più da casa, ma alcuni come Ibra, come Cavalli, sono personaggi veramente da tale quale show, Lippi che si sgargamella il naso, come direbbe il mio amico Marco Santini. Vabbè, Lippi, Capello, sicuramente, ma sono personaggi che, tra l'altro, essendo molto sportivi, sai, tante volte quando vai a prendere personaggi che sono famosissimi in una disciplina come lo sport, magari nello spettacolo si fa più fatica a riconoscerli, perché comunque sempre legati al mondo del calcio. Io, per farti un esempio, ho fatto uno spettacolo al Golden Boy dove hanno premiato Pogba, dove c'erano Moggi, Marotta, c'erano tutti i grandi, c'era insomma la grande del calcio, c'era Ceravolo, insomma tutti i personaggi importanti del calcio. Ceravolo, per chi non lo conoscesse, David, perché magari tu sei molto esperto, sei molto addentro a questo mondo, è uno dei più grandi osservatori calabrese, noi l'abbiamo anche avuto. Ha scoperto tantissimi giocatori, permettetemi la battuta, il più scarso ha fatto una ventina di presenze in Serie A, quindi stiamo parlando di un personaggio di grandissimo valore, che insieme al DG Leonardi ho costruito la vera Juventus, quella della seconda era Lippi. Scusa, ma lo dovevo per il pubblico. No, certo. No, e quindi ho avuto uno straordinario successo, perché lì, facendo prevalentemente personaggi sportivi, è chiaro, essendo nell'ambiente dello sport, nonostante sia stata la creme dello sport, è chiaro che facendo Ibra, facendo Lippi, facendo Capello, tutti questi, diciamo che è venuta giù la platea.
Per cui, insomma, sai, tante volte purtroppo nello spettacolo si stenta un po' a voler esaltare un imitatore che imita personaggi sportivi, a meno che tu non ti chiami Crozza, perché lì ci sono altre cose. Però insomma è così, insomma, quindi io Davide, credo che... Davide, scusa sì. se ti interrompo, però mi hai acceso sì. un'altra spia. Prima di tutto ti riporto i complimenti di un altro nostro caro amico, Claudio Lauretta, bravissimo. Che ti ha definito uno dei più grandi imitatori italiani. Claudio è una persona di una bontà d'animo veramente... No, detto da Claudio mi fa molto piacere, perché abbiamo condiviso, sì, è proprio lui insieme, abbiamo condiviso anche avventure e disavventure, purtroppo. No, ma Claudio mi ha raccontato una disavventura comune. Claudio mi ha raccontato una disavventura comune che vi unisce. Sì. Crozza. Praticamente abbiamo lavorato 3 mesi gratis. Esatto, diciamo. ma al di là di questo, per quanto riguarda te, diciamo che Crozza, attraverso magari una squadra autorale, noi ne abbiamo anche parlato, ti ha forse un po' scippato Conte, perché tu sei il primo imitatore di Antonio Conte. Ma guarda. A Claudio ha rubato, addirittura nella scenetta che si era inventato Claudio, rubato in senso metaforico, perché le idee sono nell'aria, certo. A beneficio naturalmente di tutti, ha rubato Banderas, addirittura con la stessa mimica della, insomma, con la stessa situazione scabrosa con le galline. Ma io, senti, ti posso dire che non credo che mi abbia rubato Conte, diciamo che non credo, perché Conte poi l'ho fatto solo in un paio di circostanze a livello radiofonico, quindi non lo avevo fatto in televisione. Però è un dato di fatto, può darsi che comunque sia successo con Lauretta, che sia successo una cosa del genere. Ma sai, quando fai televisione e fai dei programmi televisivi e ti chiami e hai un grosso nome in quella maniera... Io ti posso dire, lo stesso Fiorello ha fatto poi Salvo Sottile l'ho fatto per quasi una stagione a Quelli che è il Calcio, quindi non è che io credo che Fiorello abbia rubato Salvo Sottile. Diciamo che quando fai televisione e sei un grosso nome, se tu fai un determinato personaggio che magari lo ha già fatto un tuo collega che però è meno famoso di te, tu che sei più famoso hai più ragione. David, tornando brevemente all'aspetto introduttivo della nostra puntata con il videotema, abbiamo scelto uno straordinario Carlo Verdone, oltre in onore, diciamo, alla tua passione per la commedia italiana, e sei veramente un appassionato di cinema, anche perché in pochi sanno, e poi andiamo in pubblicità, che Christian De Sica è sposato con la sorella di Carlo Verdone, e che Carlo Verdone ha conosciuto Christian De Sica sui banchi di scuola. Un'amicizia fortunata, quantomeno, insomma. Sì. Christian non aveva... No, dico un'amicizia fortunata, perché è bello poter dire ho fatto la scuola con Christian De Sica o con Carlo Verdone. Senti, ma Capello come darebbe la pubblicità? Una mia curiosità. Uno spot pubblicitario in modo più tecnico. Spassiva. Torniamo subito con un altro straordinario personaggio di David Pratelli.